Passo la parola all'onorevole Andrea De Maria. Sì, buongiorno a tutti, anch'io voglio essere molto rapido in questo intervento, perché poi credo che, insomma, penso al termine degli interventi che ci saranno, interviene Francesco Critelli, il nuovo segretario del PD di Bologna, quindi credo che abbiamo tutti anche voglia di ascoltarlo nella nuova funzione, insomma. Insomma, stando al titolo della giornata, io penso che ogni giorno che passa si veda di più qual è la responsabilità che è sulle spalle del Partito Democratico e i compiti impegnativi, difficili che il Partito Democratico deve affrontare, un po' a tutti i livelli, sia nella sfera della politica nazionale sia nel nostro territorio per quanto riguarda Bologna e l'Emilia Romagna. Per quanto riguarda il livello nazionale, io voglio, insomma, rapidamente fare il punto, insomma, della situazione come è evoluta anche nei giorni che abbiamo alle spalle. Peraltro il circolo del PD Cirenai, che è uno dei più attivi, dei più forti del nostro territorio, fa iniziative anche con una certa regolarità, e proprio Giuseppe ci eravamo trovati prima delle elezioni di Mattarella, mi pare, a fare un'assemblea pubblica, quindi, insomma, con anche molti di quelli che oggi sono qui. E quindi, insomma, pensando anche a quello che è accaduto in questi giorni, in una fase in cui le cose succedono anche molto rapidamente, a me pare che fondamentalmente, nazionalmente, da aggiungere alla discussione che facemmo quella volta lì, ci sono due sottolineature che mi sento di fare, insomma. La prima riguarda il contesto internazionale in cui ci muoviamo. Ora, noi nell'ultima fase siamo meno abituati a guardare cosa accade anche fuori dall'Italia, anche per capire cosa succede da noi, i nostri compiti. Però mi pare che la realtà ci stia mettendo davanti al fatto che oggi davvero quello che accade molto vicino ai nostri confini ha una rilevanza assolutamente straordinaria. Adesso, gli ultimi giorni sono giorni in cui noi in Parlamento abbiamo dovuto parlare della guerra civile che è nata in Ucraina e di come affrontarla, e di questa situazione libica assolutamente drammatica, pericolosa, che ovviamente ha due passi dalle nostre coste, mentre, insomma, si moltiplicano in Europa gli attentati da parte di gruppi islamici, anche spesso, diciamo, spontanei, che però si riferiscono al rapporto con l'ISIS, e noi non possiamo più sottovalutarli questi aspetti. Peraltro sono aspetti che ci segnalano anche spesso la debolezza dell'Europa nella capacità di costruire una politica comune, anche a difesa dei propri interessi, della sicurezza dei cittadini europei. E quindi il primo grande tema è questo. Voi avrete visto come lo stiamo affrontando, insomma, mi pare che anche rispetto a alcune prime dichiarazioni che c'erano state, il governo italiano abbia assunto la posizione più giusta, più lineare. Noi stiamo cercando in Libia di favorire una soluzione diplomatica e quindi la costruzione di un assetto che garantisca anche il ritorno di un minimo di autorità statale o simile in quella realtà, e che così garantisca anche il nostro interesse nazionale. E stiamo provando anche, magari si chiude la porta, è meglio. Stiamo provando anche a dire che per quanto riguarda la crisi tra Russia e Ucraina, più che armare una delle parti in conflitto, bisogna cercare di promuovere una soluzione diplomatica. Ovviamente dire questo non vuol dire non pensare che ci sono delle situazioni in cui è necessario anche una presenza di carattere militare, perché se si parla dell'ISIS si parla di persone che secondo me non hanno niente da invidiare ai nazisti, quindi bisogna sapere anche chi sono, diciamo, chi sono i protagonisti di questa vicenda. Ma è chiaro che io penso si sia visto anche in quello che è successo in Libia quando è caduto Gheddafi, che l'intervento militare senza un progetto politico, invece di risolvere i problemi, rischia di aggravarli. Quindi, insomma, io penso che giustamente l'Italia prova a essere protagonista in un contesto europeo e internazionale di un'azione che stabilizza i conflitti che ci sono e costruisce percorsi il più possibile democratici e di ricostruzione di un minimo di autorità pubblica in paesi che vivono condizioni così drammatiche. E in questo ambito noi dovremo, fra non molto, insomma, approvare in Parlamento una, un,
documento, un testo che si pronunci sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Credo un passaggio importante, perché penso che abbiamo tutti presente che nell'instabilità complessiva del Medio Oriente il conflitto tra Israele e Palestina è uno dei grandi punti di sofferenza che ormai dura da sostanzialmente dal 48 insomma ad oggi, e risolvere in qualche maniera quel conflitto garantendo il diritto dei due popoli è la prima condizione per costruire anche un diverso equilibrio in Medio Oriente. Quindi c'è tutto quel tipo, diciamo, di campo di lavoro. Poi c'è il contesto nazionale. Ora, nel contesto nazionale, da quell'iniziativa sono successe sostanzialmente tre cose. Una è l'elezione a Presidente della Repubblica di Mattarella. Credo un passaggio molto positivo per il Paese. Credo che abbiamo eletto la personalità più adeguata a assumere quella funzione, per la sua storia, per la sua esperienza, anche per la sua visione della Costituzione e la sua fedeltà alla Costituzione, che, diciamo, l'avrete visto il discorso, insomma, è uscito molto chiaro nel discorso di insediamento, e poi per il modo in cui il Partito Democratico è arrivato all'elezione di Mattarella, quindi con un percorso trasparente, prima di unità del PD e poi di dialogo con tutte le altre forze politiche. Dopo l'elezione di Mattarella abbiamo avuto due passaggi difficili. Una è stata la discussione sulle riforme costituzionali in Parlamento e il rapporto con le opposizioni. Da questo punto di vista si sta lavorando a ricercare un confronto, un dialogo, però vi devo dire la verità, penso anche con un po' più di forza, sì, ho avuto anch'io un mio ruolo visibile in questo evento, diciamo, di cui si è accorta soprattutto mia moglie, come si vede su Facebook, però a parte questo, dicevo che c'è un tema certamente il rapporto con le opposizioni, però vi devo dire una cosa, credo dobbiamo dire un po' anche con più forza, insomma, cioè una cosa è il fatto che le opposizioni utilizzino tutti gli strumenti parlamentari per condurre la loro battaglia politica. Cos'è l'ostruzionismo? Si prende il regolamento parlamentare e lo si applica al massimo possibile per rallentare l'approvazione di un provvedimento. Questo in una democrazia si può criticare politicamente, ma è un comportamento assolutamente legittimo, diciamo. Corrisponde alle regole della vita democratica. Casomai si possono fare regolamenti della Camera più adeguati all'attuale fase politica, questo sicuramente sì. Però io penso che sia stato assolutamente grave e inaccettabile, penso che lo dobbiamo condannare con molta forza, quella notte in cui invece il Movimento 5 Stelle ha cercato di impedire fisicamente i lavori del Parlamento. Cioè noi siamo stati tre ore in cui non si poteva parlare perché i parlamentari 5 Stelle urlavano e battevano i banchi, e siccome sono un certo numero hanno fisicamente impedito alla Camera di funzionare, perché hanno messo sostanzialmente la Presidenza davanti all'alternativa o espelle tutto un gruppo parlamentare, che ovviamente quando si parla di riforma costituzionale è un problema, oppure non si va avanti con i lavori. E penso che questo comportamento abbia dei tratti gravi e avversivi che vadano condannati, insomma, con molta determinazione da tutto il PD. Poi c'è, insomma, è di oggi la notizia sul Jobs Act. Mia posizione su questo punto, insomma, credo sia nota. Io ho ritenuto di votare la legge delega in Parlamento perché per me quando si deve votare contro si vota contro nelle sedi di partito, poi quando si è nella sede istituzionale è giusto che il partito voti tutto insieme. Però era un provvedimento che già io allora molto criticato, insomma, l'esito finale purtroppo non ha tenuto conto delle indicazioni della Commissione Lavoro del Parlamento, in particolare sui licenziamenti collettivi. Ci sono certo anche degli aspetti positivi nel provvedimento che riguardano gli ammortizzatori sociali, che riguardano azioni per promuovere l'occupazione giovanile, però io resto con un giudizio molto critico su quel provvedimento. Penso che sia un provvedimento che rischia sui diritti dei lavoratori di aprire problemi seri nel Paese. Spero che ci sia la disponibilità, ho visto che Del Rio dice fra un anno vedremo chi ha avuto ragione su Repubblica di oggi, che ci sia una disponibilità del governo, e credo che noi nel PD la dobbiamo chiedere a un certo punto di fare una verifica, insomma, di vedere davvero che benefici ci sono stati sul piano occupazionale, però anche che problemi si possono essere aperti sul piano dei diritti dei lavoratori. Per quanto riguarda Bologna sono molto più rapido perché ho visto che Loretta è già un po'
boss che controlla l'orario, quindi non mi devi sgridare troppo, poi mi faccio prendere, ma giuro che siamo verso la fine. Per quanto riguarda Bologna, io sto ancora festeggiando da domenica scorsa, nel senso che, cioè, devo essere sincero, abbiamo, credo, eletto un bravissimo segretario del PD di Bologna, una personalità che secondo me farà un ottimo lavoro, che credo abbia dimostrato già le sue qualità, le dimostrerà ancora di più come segretario. L'abbiamo eletto nella sede propria, che è l'assemblea territoriale, con un dibattito aperto, trasparente, con gli altri candidati, che credo abbiano dato un contributo molto importante, quella discussione, che daranno un contributo importante alla vita del Partito Democratico, vale sicuramente per Marco Lombardo, ma qua giustamente Giuseppe citava il sindaco Mantovani di Molinella, che è una personalità che infatti conosco meno perché è arrivato avanti, insomma, mi ha fatto anche in quell'occasione davvero un'ottima impressione di persona seria, di grande qualità, e credo che darà sicuramente un ottimo contributo. Il PD di Bologna, c'era nel documento i criteri, a mio avviso, l'avete sentito dire altre due volte, ha due grandi compiti, secondo me, davanti a sé. Il primo riguarda il partito in quanto tale. Noi abbiamo necessità di curare il partito sul territorio, i circoli, sono sicuro che, insomma, questo lavoro verrà fatto, e c'è bisogno di essere accanto a chi lavora nei comuni, a chi lavora nei circoli, e di anche con forme nuove, però di mantenere in campo quella cosa straordinaria che è questa grande organizzazione e radicamento che ha il PD a Bologna, rafforzandola e anche lavorando a recuperare forze, energie che nell'ultima fase, ad esempio su temi come quello del Jobs Act che citavamo prima, si sono anche allontanate dal Partito Democratico, e poi far entrare forze nuove e così via. E poi c'è dando il tema delle scelte di governo. Io sono in questo, scelte di governo da condividere con la società in modo aperto, in discussione, ma anche, qui mi ritrovo molto con le parole che diceva adesso Paruolo, proprio totalmente, con una politica che riprenda finalmente a mano il suo ruolo di guida, io l'ho detto anche all'assemblea territoriale, cioè un'opera pubblica si fa non perché la chiedono gli imprenditori che la devono realizzare, anche se sono imprenditori di grande qualità con cui i rapporti sono ottimi, si fa se si ritiene che serve alla comunità, come anche una previsione urbanistica. Io penso che noi su alcuni temi che sono come realizzare, che forza dare alla città metropolitana, il rapporto pubblico-privato in particolare nel welfare, il tema delle scelte infrastrutturali che si fanno nel nostro territorio, per citarne solo alcuni, abbiamo necessità di fare un punto politico vero nel Partito Democratico. Per questo, peraltro, la cosa che più mi ha convinto di... Francesco mi convinceva all'insieme, anche il candidato, come è noto, ma insomma una delle cose che mi ha molto convinto in quel documento è l'idea della conferenza programmatica, cioè il fatto di dire: noi, invece di fare la solita conta nei circoli sui nomi, eleggiamo il segretario nell'organismo dirigente ampio rappresentativo del territorio che è in carica, perché poi quel segretario promuove una grande stagione di discussione nel partito, nella società bolognese, anche che poi si traduce in orientamenti di merito attraverso una conferenza programmatica, prima di tutto sulle scelte di governo che vanno fatte a Bologna e nel rapporto tra Bologna e l'Emilia Romagna. E questo credo che sia assolutamente una cosa molto opportuna, e sia il modo migliore anche per affrontare, cioè, appunto, quel tema che Giuseppe poneva molto bene, cioè di una politica che nel nostro territorio recuperi una capacità di guida e di indirizzo, ascoltando tutti, con capacità di dialogo, ma anche, diciamo, assumendosi fino in fondo le proprie responsabilità. Questi mi paiono i temi più rilevanti che si sono aggiunti appunto dall'assemblea precedente. Poi le questioni davvero sono veramente tante, quindi poi se ci sono in questa occasione, ma forse è giusto che le conclusioni le faccia più Francesco, tanto di occasioni per vederci in Cirenaica ce ne sono diverse per me, insomma, quindi avremo sicuramente anche altre occasioni di approfondimento, ma insomma, se si tratta di delineare un po' i temi principali, mi pare che si possa dire che sono più o meno quelli che vi ho detto in questo intervento. Grazie.